Benvenuti in un nuovo video. Altri 80 canesi, eh? Un po' più la metà a mano. Metto fuori. Sembra avere un coso, una gomma di un camion attaccato. Te l'ho detto che è in guastia questa. Di brutto anche. Brutto, veramente brutto. Sembrava troppo facile. Era la mangiata stessa, l'ha visto? Sì, sì, ha fatto una mangiata lenta. Titti. Ti ha che lavoro. Senti il lavoro. Adrenalina pura. Che si fa? Si mangia dopo? Questa è la copappina. Guarda, era quella, ti dico tra virgolette, era quella gli dà meno fiducia di tutti. Un omino? Sì, non nevi. La copappina bianca e cioccolata. La cordina di all'ispezzi. Arriva su e torna giù. C'è il peso dalla sua. Ma dai rifrugoli. Che goduria. Come quando ti chiamavamo per mangiare la pasta in forno. No, sta andando via un'altra volta. Lascerà andare, un pochino. Basta tu rifatia. La pelle tirata sulla bocca. Ah, che spettacolo. Come sempre. Ciccina. Il fuorino cardino si sta bene, non è freddo. A 10. Grazie. Ecco, è fornello, come sempre. Ha bruciato la roba. Aspettavo. Qui non si vedono, ma c'è. C'è un cielo da favola, stellato, miliardi di stelle. Le? Che cazzo? Io veloce anche questo. Ma questo è già fiato, te. Non ti è da oro? Madonna, ragazzi. Come si fa il sole? A uno Firenze mare. A uno Firenze mare. Me la ricordavo la sua strada, portava in mare. La libera è sempre la libera, perché non si sa mai chi c'è sotto. Vabbè, che cazzo è questa? Ecco la libera, che vuol dire? Libera vuol dire questo.
vuol dire anche ci saria lupi che cululavano prima sul greppo, porca puttana. Bella. Mamma mia, una miseria impestata, sembrava una carta di dati. Ottimo che la trappa, o la fo ripartire, se la forzo così, questa sta di te. Questa ha fiato. Ma chi è che ama? I che c'è? Gli zombie? Gli Halloween? Senti il lavoro? Sì. Bella che questa, bella. Burca! Bella ragazzi. Bella che questa. Sempre un bel reginone arrabbiato, parecchio arrabbiato, che è venuto a trovarci. Uno spettacolo, ragazzi, la pesca al Diveral è qualcosa di eccezionale, perché quando il sensore suona non si sa mai che c'è. Lì per lì aveva dato l'impressione di un amor, poi invece si è capito che era una carpa. Siamo contenti uguale, grande soddisfazione, sempre per pesci, belle regine, e forti, e sane. Vai! Qui la vita è dura, i pesci mangiano però. C'è lupi, cignali, caprioli, stambecchi. A volte. E volpi, però mangio anche le carpe. Grande partenza, Michael. L'ho presa io? Oh, non so. Dai. Oh, se tu l'hai presa, sì, mi sa che tu l'hai presa. L'ho presa quell'altra. E va bene, dai. Via. Questi ragazzi mangiano, non fanno discorsi. Un metro di lettino, No, vero. Ma trippa. Aspettavo, ragazzi. Ma è oggi? Nella notte. Sarà alle 2. Ti giro di capo? Le due e mezzo, by night. Invece di andare a ballare, noi siamo a pescare. Guarda che bello, mamma mia, lo sai quante palline di corpo, quante palline di corpo questa, che spettacolo, vai, ora foto di riso e poi si ritorna a tenda perché va bene. Partenza nella notte notturna proprio. Partenza notturna nella notte notturna. Bella partenza, mamma mia. Gli è scappato anche i cignali. Da come fischia il sensore. Ma che sei matto. Abbiamo anche l'amur. Amur. Bello. Questo è il mio primo amur, Questo è il mio primo amur. È il mio primo amur, siamo partiti bene. Bello. Bello, cazzo. Vai. Si fa la foto bella. Più lungo della culla, Mi scappa la coda di fuori. Bello. Bella. Che spettacolo. Guarda che coda. Che bellezza. Mamma mia, che spettacolo. Che spettacolo di pesce, ragazzi. Minchia. Bocca, anche la bocca è sana, eh. Bocca bella, sana, rigida. Bella. Non hanno le bocche tipo... Non hanno cilabroni. Gli cilabroni. Però una bella bocca sana, eh. L'importante è quello. Il pesce sta bene. Vai. Io spero di farcela rizzarla. Guardala della miseria.
vedo dura, ragazzi, la vedo veramente dura. Sai che, Maio? Pia un po' d'acqua però prima. Vai. Almeno si calma un pochino d'acqua. Vai. Vai. Fa la foto dietro e poi si mette. Porca merda, vai. Vai, vai, sei pronto? Non ce la fa nemmeno rizzata. Non ce la fa mai. Aspetta, aspetta. No, bisogna che la figlia di sotto così. Aspetta. Vai. Nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety, filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But allora, sessione terminata, siamo di ritorno a casa. Più che una sessione spettacolare, divertente, sui finale, diciamo, all'insegna di relax, però ci siamo veramente divertiti. Tantissime partenze, roba da non credere, tutte carpe belle, un Amur spettacolare che ha catturato, che ha preso Michael, il primo Amur. Suo primo Amur, e che Amur, ragazzi, uno spettacolo bello, grande e veramente potente. Veramente, ma veramente potenti, delle ripartenze eccezionali, e anche una bella carpa ha preso, ma anche una bella carpa, nulla, una bella carpa anche per me, però cioè la quantità delle partenze, perché si è portata a guadino circa 15 pesci, sì. Tra cui di 15 pesci noi in totale si è avuto su una ventina di partenze, 20-21 partenze. Qualcuna si è slamata, qualcuna purtroppo si è persa, perché ha visto ramai, però tutte perdite non impiccate, perché ovviamente sempre piomba a perdere, eccetera eccetera. Nulla, sessione da ricordare, perché quando succede queste cose, anche perché mai Antellera non si pescava insieme, no? un mese e mezzo che non si faceva una pesca insieme. Ci siamo ritrovati ed è stata veramente una giornata, due giorni, un giorno e mezzo, via, un pomeriggio, una notte e una giornata veramente spettacolare. Come sempre ci si diverte, perché poi oltre alla pesca c'è il discorso dello stare insieme, c'era anche un altro ragazzo con noi e poi insomma ci siamo lasciati, lui è già andato via. Però ecco, della pescata, della sessione si è sviluppato, diciamo, dai tardo pomeriggio fino alle 2:30 di stanotte, con catture prima, diciamo, sulla parte mia, e poi dopo si è sviluppato tutto sulla parte di Mario. Partenze veramente fulmine,
canne di gaga picchetti per evitare, insomma, che portassero via ogni cosa. Però ecco, quando c'è queste sessioni si torna a casa veramente soddisfatti. Io ti dico la verità, sono anche stanco, mal di testa, però ne valsa veramente la pena, ragazzi. Valsa la pena. Ne vale veramente la pena di passare delle belle giornate e magari anche qualche pesce meno, però ripeto, a differenza di quando si è fatto la pesca in campo gara, che erano tutti pesci, che diciamo, erano fastidiosi quasi. Sì, qui veramente. E anche stanotte si è dovuto levare le canne, perché era diventata una cosa. Sì. Non più una sessione notturna, ma diciamo. Come si può dire mai? Cioè, non staccavano mai. Capito? Non si faceva un tempo a ricalare una canna, ne partiamo un'altra. Che si è deciso di rimanere in pesca con un totale di 2 o 3 canne, insieme, nel senso, una canna e mezzo per uno, in poche parole. Nulla da ripetere, ovviamente questi sono posti, ci si va, ci si ritornerà, dico, fra 6 o 7 mesi. E che dire, nulla, divertimento sempre al massimo, sempre al massimo. La pesca ti dà delle grandi soddisfazioni quando meno te l'aspetti e quando non te l'aspetti, che noi ieri siamo partiti per andare tutto da un'altra parte. Purtroppo non si è fatto la levataccia, siamo partiti all'ora di pranzo, si è trovato un'altra posta in un altro lago, che magari anche qui è difficile trovarci il posto, però a volte è anche un colpo di culo, un colpo di fortuna. Vabbè, comunque, ragazzi, siamo divertiti, continuate a seguirci. Il video ora sta venendo di merda perché è buio, ma insomma, dai, mi raccomando, seguite il canale e come sempre a tutta pesca. Ciao. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy, and silently it could build and build until you finally see, whoa, it's taking over, damn, no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough.